Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Bene, io questa è un'edizione speciale, perché a questo punto, diciamo così, vediamo un attimo il Pisa Sporting Club, insomma, in che mani e se mai sarà, in che mani finirà. Insomma, ecco, perché ieri, giorno di Befana, insomma, è uscita la notizia bomba che sembra che il magnate russo Knaster Alexander sia in procinto di acquistare il 75% delle quote del nostro Pisa Sporting Club. Io ho aspettato a fare questo video perché, insomma, alla fine, insomma, di notizie, diciamo così, bomba, e ne escono tante anche sul calciomercato, eccetera eccetera. Quindi ho detto, ma dico, sono sentito ieri anche con Matteo e poi, diciamo così, con altri, no? Sapete. Ma niente, la società, ragazzi, è abbottonata. Io pensavo che nella mattinata, insomma, ci fosse due righe di smentita da parte della società, che mi sembrava essere doveroso, perché ieri, diciamo così, la notizia è diventata virale nel giro di poco e niente, diciamo così. Anch'io mi sono prestato, ma non sì, diciamo così, testate giornalistiche, Tirreno, la Nazione, insomma, ci sono stati dei segnali, se vi ricordate, per quanto riguarda i saluti che, insomma, ha fatto nella settimana natalizia Corrado, che appunto parlava di un, diciamo così, di una new entry per quanto riguarda, ma io pensavo che si riferisse sinceramente al discorso stadio, insomma, così. Parlava di, se vi ricordate, ha parlato di, insomma, di stranieri che dovevano entrare, diciamo, ma io pensavo che lui si riferisse, insomma, diciamo così, alla costruzione dello stadio. Almeno io questo è quello che avevo, e non solo io, quello che avevo percepito, insomma, o di quello che era nell'aria, insomma, che ci sarebbero stati dei forti interessi anche da parte di stranieri per quanto riguarda la costruzione dello stadio. Questo, diciamo così, è quello che io avevo interpretato, ripeto, ma non solo io. Evidentemente così non è. Ripeto, io per quanto riguarda la società, ragazzi, è abbottonata, quindi non ha dato segnali di smentita, ecco. Quindi ci sono serie possibilità che il Pisa Sporting Club, non dico che finisca per l'intero, ma insomma una buona parte, se qui stiamo parlando del 75%, quindi, cioè, voglio dire, più della metà andrebbe in mano a questo grosso imprenditore, insomma, miliardario. Vabbè, per l'amor di Dio, ben venga, cioè, nel senso, siamo tutti contenti e felici. Era solo giusto così per sapere alla fine che fine farà il nostro Pisa Sporting Club, insomma, ecco, diciamo così. Alla fine, insomma, per tutti noi tifosi, insomma, per quelli, insomma, per l'entourage più stretto, diciamo così, per i tifosi della curva, insomma, per tutti quanti, sapere, insomma, che fine farà il nostro Pisa sarebbe, diciamo così, cosa gradita. Penso che sarebbe cosa gradita per tutti. Vabbè, e niente, lo ripeto, dalle ultime la società non smentisce, quindi sembra veramente che ci siano, insomma, o meno l'interesse c'è. Ricordiamo che voglio ricordare che Alexander Knaster era in procinto di acquistare la Sampdoria, poi finita in una bolla di sapone, insomma, ecco. Quindi non è detto neanche che poi, insomma, alla fine vada in porto, che però comunque ci siano dei fondamenti, ci sia della verità in questo, ecco. E vabbè, niente, questo era giusto tanto per, era una news che mi sembrava doveroso, insomma, far presente a tutti, insomma, ecco. E poi in ultima battuta io farei gli auguri a Perilli, al nostro portiere, che compie 26 anni, e quindi tanti auguri,
da parte mia, da parte di tutti, insomma, penso che. E niente, poi per quanto riguarda il calciomercato, a questo punto io aspetterei, aspettiamo ancora, insomma, perché è ancora prematura la cosa, ancora prematura, poi insomma vedremo l'evolversi di questa vicenda. Io, come saprò qualcosa in più, ragazzi, farò subito una news e vi informerò nel più breve tempo possibile. Tenete in considerazione, ragazzi, che la società non smentisce, quindi o comunque sembra che ci siano delle buone fondamenta per questa cosa. Niente, ragazzi, che dire più? Se vi è piaciuto questo video, pollice su, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, e io vi ricordo una cosa: il Pisa resta e tutto il resto passa.